Bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di Sandro Giacobbe, un celebre cantautore italiano degli anni 70 e 80. Sandro Giacobbe, attualmente 73enne, ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana. Nato a Genova nel 1949 da una famiglia operaia, ha iniziato la sua carriera pubblicando il suo primo 45 giri di successo nel 1974. La canzone, intitolata E Signora Mia, ha partecipato al Festival Bar e ha dato il nome al suo primo album. Inoltre, è stata inclusa nella colonna sonora del film di Lina Wertmüller. Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Tuttavia, il vero successo arriva nel 1976, quando Sandro Giacobbe si classifica al terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Gli occhi di tua madre. Queste canzoni hanno consolidato la sua fama e il suo talento di autore e cantante. Nel corso degli anni, ha continuato a lasciare il segno nel panorama musicale italiano. Nel 2008, la sua canzone Il mio cielo, la mia anima. Questa è stata utilizzata come colonna sonora per il personaggio di Cetto La Qualunque interpretato dal comico Antonio Albanese nel programma televisivo Che tempo che fa. Oltre alla sua carriera musicale, Sandro Giacobbe si è distinto anche per il suo impegno sociale. Ha partecipato a diverse campagne e raccolte fondi a sostegno dei più deboli. Un progetto importante è stato Noi per Voi, che aveva l'obiettivo di raccogliere fondi per 5 famiglie che avevano perso il capofamiglia nella tragedia del Ponte Morandi. Grazie a partite di calcio e concerti, sono stati raccolti circa 25.000 euro che sono stati donati equamente a tali famiglie. Passando alla sua vita privata, Sandro Giacobbe si è sposato con Marina Peroni quasi un anno fa, l'8 ottobre 2022. Marina è una cantante ed è stata corista di Sandro per oltre un decennio, contribuendo alle sue performance musicali con la sua voce. Prima del suo matrimonio con Marina, Sandro era stato sposato con un'altra donna dalla quale ha avuto 2 figli, Andrea e Alessandro. Marina ha invece una figlia avuta da una precedente relazione. Insieme, Sandro e Marina hanno realizzato alcune canzoni, tra cui Ali per volare e Chi il nostro tempo. Quest'ultima, uscita nel 2021, ha ottenuto quasi 100.000 visualizzazioni su YouTube in brevissimo tempo. Tuttavia, la vita di Sandro Giacobbe non è stata priva di sfide e difficoltà. Alcuni anni fa, ha dovuto affrontare un tumore alla prostata e ha subito un intervento chirurgico. In passato, il cantautore ha dovuto affrontare anche un'altra malattia, quando suo figlio Andrea è stato diagnosticato con il tumore di Wilms a soli 13 anni. Fortunatamente, l'intervento chirurgico ha avuto successo e Andrea si è completamente ripreso. In un'intervista a Domenica Live, Sandro ha condiviso la sua gioia per la completa guarigione del figlio. Sandro Giacobbe, con la sua voce inconfondibile e le sue emozionanti canzoni, ha lasciato un segno nella storia della musica italiana. Con la sua carriera di successo, il suo impegno sociale e il sostegno ai più deboli, ha dimostrato di essere non solo un talentuoso cantautore, ma anche una persona generosa e compassionevole. Grazie per averci seguito in questo video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per rimanere aggiornati sulle storie e le curiosità dei grandi artisti. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!